po' tutto il campo politico lascia molto a desiderare, ma sicuramente le opposizioni in Italia non aiutano certamente chi al momento è al governo. Sicuramente bisognerà fare quelle riforme, specialmente quella elettorale che è importantissima, altrimenti noi saremo sempre nel pantano, sempre. Credo che ci siano state delle responsabilità a 360 gradi e quindi ne subiamo le conseguenze, spettatori inattivi, perché non possiamo fare nulla. Ma credo che tutti i disastri vanno chiusi presto, i morti si seppelliscono subito, non si aspetta mesi a seppellire un morto. Ne dobbiamo parlare. Che facciamo schifo. No, fanno schifo. Fanno veramente schifo. Mangiano fanno loro, schifo. Noi restiamo sempre. No, si sente da tutti i giornali quello che sta succedendo. Mi pare uno schifo vero e proprio. Anche comunque non so quanto può valere il fatto di andare alle elezioni, perché abbiamo visto fino adesso che cambia questo, cambia quello, siamo sempre alle solite alla fine. Non so se ci si può fidare di altri, ecco. Un disastro. Perché i politici sono completamente avulsi da quella che era la realtà di tutti i giorni della gente, non sanno niente di quello che succede, non vivono in mezzo alla gente, se ne fregano, prendono degli stipendi d'oro, se li aumentano quando vogliono e dei problemi della gente fanno finta di interessarsi, ma non se ne interessano. Le elezioni subito, ma non con un mandato a 5 anni, se cade, se non cade il governo. Un governo deve stare in carica 5 anni e basta. Alla fine dei 5 anni, tutti a casa, legislatura nuova, non più di 2 legislature per un parlamentare, non più di 2, perché abbiamo dei cancri da 20, 30, 40 anni che sono sempre lì, quelli devono andare a fare un altro lavoro, cioè quello che era il loro lavoro prima, che nessuno è mai riuscito a scoprire cosa facevano. Oh, penso proprio male a questo punto, sebbene di essere di sinistra non sono molto ottimista su questa sinistra, anzi hanno creato solo dei disagi al portafoglio, disagi su tutto, sulla poca credibilità di tutti i partitini della sinistra, di tutto. Non c'è più coerenza, qui mirano solo alla poltrona, qui si va alle elezioni così come stanno. Ognuno si prende le sue responsabilità e la barca come gliel'hanno consegnata.